Buonasera e ben ritrovati con la nostra trasmissione di avvicinamento al voto dell'11 giugno, quindi con la presentazione dei candidati sindaci. Questa sera siamo in compagnia di Filippo Grigolini, buonasera, che si presenta per il Partito della Famiglia. Come sempre in questa nostra trasmissione ad accompagnarmi c'è il collega Mario Pori. Intanto, Grigolini, partirei proprio dalle fondamenta. Partito Popolo della Famiglia è un movimento nato proprio sulla scia del Family Day del gennaio del 2016 a Roma. Come avete sentito l'esigenza di tradurre poi in politica attiva, concreta, volendo entrare nelle amministrazioni e magari anche in Parlamento? Perché da un movimento che in teoria voleva sottolineare, focalizzare, sensibilizzare l'opinione pubblica su certi temi in alcune occasioni, avete poi deciso di tradurre questo poi in un movimento vero e proprio, quasi in un partito? Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Domanda bella, domanda corretta. Anche se vorrei distinguere, perché il Family Day del 2015, il 20 giugno del 2015 Piazza San Giovanni e il 30 gennaio del 2016 sono stati due momenti organizzati dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, di cui facevano parte anche il nostro segretario nazionale Gianfranco Amato e il presidente Mario Adinolfi, ma come diceva lei, a un certo punto, fatto il secondo Family Day, queste due persone che affiancavano e per certi versi ancora affiancano nella battaglia culturale e sociale gli altri amici come Massimo Gandolfini, hanno fatto la scelta di percorrere anche la via politica, avendo compreso che dal 19 di febbraio dell'anno scorso, se non ricordo male, il giorno in cui fu approvata la legge Cirinnà Alfano-Renzi in base alle modifiche, quella sulle unioni civili, ma fu solo un motivo, un momento molto importante, dicevo, capirono che non esisteva più una rappresentanza parlamentare per quanto riguarda il governo nazionale, così pure amministrativa, che rappresentasse i principi fondamentali in cui tantissima gente... Nella Prima Repubblica, per certi aspetti, questi temi erano bandiera di una parte, di una componente della Democrazia Cristiana. Adesso invece appunto c'è bisogno di un movimento specifico che vada a tenere alta l'attenzione su questi aspetti, secondo lei? Sì, il rapporto con la Democrazia Cristiana ci può stare soprattutto fino a prima del compromesso storico. Sì, parlo appunto del... Esattamente, perché poi prima Repubblica, almeno fino alla prima metà di storia, fino al, diciamo, al referendum sul divorzio. Esattamente, sul 70. Il 74. Diciamo che più che un movimento specifico si sente moltissimo l'esigenza di un movimento libero e autonomo, che sia accogliente per tutti i credi, per tutte le religioni. Su questo non c'è nessun problema, abbiamo a Verona anche delle particolarità di questo genere, ma anche a livello nazionale abbiamo buddisti, abbiamo musulmani iscritti, perché quando si parla di libertà di educazione, promozione della vita e tutela e promozione della famiglia naturale, questa è una cosa che vale per tutti e tutti vengono attratti da qualcuno che finalmente ponga nuovamente a fondamento, come diceva lei prima, del proprio agire politico questi tre principi fondamentali. Su questo vorrei essere chiaro, perché è importantissimo, un movimento libero. L'esperienza di tanti di noi che vengono da un passato breve o lungo che esso sia politico è quella che persone come noi, nel momento in cui si attivano discussioni su grandi temi come questi, che lo dimostriamo senza nessun problema, hanno un'incidenza anche sulla vita amministrativa, vengono puntualmente ghettizzati, fermati, chiusi e ci dicono: aspetta, vogliamo farti crescere per poi poter fare le tue battaglie e portare avanti i tuoi principi là dove sarà più influente il tuo lavoro. Adesso mettiti lì, stai tranquillo, non disturbare il manovratore. In questa grande sintesi, i tre punti cardine sono famiglia naturale, no all'eutanasia, no alla fecondazione artificiale, possiamo sintetizzarli così? No, sono tutela e promozione della famiglia, tutela e promozione della vita umana dal concepimento alla morte naturale e infine la tutela della libertà di scelta educativa delle famiglie per i figli. Questi sono i tre cardini irrinunciabili e fondamentali che si traducono nella vita politica e amministrativa per il bene delle famiglie, quindi per il bene di tutti. Prima di appunto approfondire alcuni temi che sono cardine del vostro programma, lei come risponde a chi la critica sostenendo che, essendo stato, e lo è tuttora, presidente della seconda circoscrizione, quindi in seno
alla maggioranza tosiana, sarebbe stato più coerente e corretto dimettersi dopo, diciamo, lo strappo con l'attuale maggioranza che guida ancora per pochi giorni Palazzo Barbieri. Guardi, dice bene, io sono stato eletto nel 2007 come Forza Italia, poi siamo andati tutti nella Lista Tosi, Lista Tosi che è una compagine civica che accoglie appartenenti a tanti partiti, iscritti naturalmente ai partiti, guardate per esempio Nanna Leso è di Forza Italia, eppure sta con il sindaco Tosi e con la Lista Tosi, eppure Forza Italia va dall'altra parte, perché queste cose non vengono sottolineate. Noi abbiamo fatto una scelta, che abbiamo anche comunicato alla compagine a cui appartenevamo, in giugno e poi in settembre quando siamo usciti pubblicamente con la conferenza stampa. Io sono rimasto insieme ai miei colleghi e ai miei compagni di avventura nella Lista Tosi quanto più c'è stato possibile. Guardi, io a ottobre ho approvato il progetto dell'arsenale di riqualificazione come presidente della seconda circoscrizione. Ricordo benissimo quella sera, lo comunicai anche al mio sindaco, a Flavio Tosi, che si complimentò perché era contento, perché noi crediamo in questa cosa specifica amministrativa. Ci siamo sempre distinti fin dal primo giorno, e qualcuno per questo ha detto che forse non ero gradito al sindaco, su questi grandi temi valoriali, sui principi antropologici che caratterizzano il nostro essere, il nostro agire. Sono rimasto nella Lista Tosi fino a gennaio, quando c'è stato poi un punto di rottura più particolare sul bilancio, che sono stati proprio trattati tutti i presidenti della circoscrizione a pesci in faccia. Iniziava il semestre in cui si preparavano le amministrative, e lì a quel punto abbiamo ritenuto assolutamente corretto fare anche il passo di uscire dalla Lista Tosi per presentare la candidatura della lista e me come candidato sindaco. Ma francamente abbiamo scelto di essere fedeli il più possibile da un punto di vista amministrativo, distinguendoci come principi e come valori a quello che era un mandato di tantissimi elettori che già ci avevano scelto nel 2012 all'ultima tornata amministrativa. E invece, per quanto riguarda proprio la famiglia, giustamente voi mettete come primo punto il sostegno alla famiglia, e la famiglia la intendete quella, diciamo, che molti considerano tradizionale, cioè del matrimonio, o anche un'unione civile è per voi una famiglia che quindi va tutelata seguendo il vostro programma elettorale? Guardi, come dicevo prima, famiglia naturale fondata sull'unione di un uomo e di una donna, articolo 29 della Costituzione, ma per andare un po' più là nel tempo potremmo arrivare al codice di Hammurabi, che già prevedeva questo, quindi parliamo di qualche migliaio di anni indietro, e che fino ad oggi ha tenuto con momenti di alti e bassi. E tutto il resto sono rapporti sentimentali che vanno assolutamente rispettati. Noi non abbiamo nulla contro queste persone, anzi li vogliamo bene, li accogliamo come tutte le altre. Se invece parla di matrimonio civile, quello matrimonio a tutti gli effetti, non c'è nessun problema. Traducendo questo sul piano amministrativo, perché certo. Pensando prima anche alla considerazione che lei faceva quando le dicevano: beh, aspetta, portate avanti questi temi in ambiti più importanti dove possono avere anche più possibilità di traduzione, quindi magari appunto il Parlamento. Lei si candida per un'amministrazione comunale, come pensa di poter tradurre in concreto azioni politiche di sostegno alla famiglia, ma anche di tutela quello che sono appunto i vostri valori, come appunto ribadivo anche il no all'eutanasia, la fecondazione artificiale, che sono ambiti, per certi aspetti, vedete, che riguardano più un apparato legislativo nazionale che non un'amministrazione locale. Io le faccio una domanda, prendiamo la legge 194 sull'aborto. Si dice da realistico che ci siano 80-85% di medici obiettori, e questo qualche volta crea delle polemiche. Facciamo un'iperbole mentale: avessimo il 100% dei medici obiettori, cosa che non è, e probabilmente non avremmo neanche un'interruzione di gravidanza a livello ospedaliero chirurgico. Come la porremmo? Avremmo a livello amministrativo un dato diverso? Le faccio un esempio: se in 40 anni abbiamo avuto 6 milioni di interruzioni di gravidanza, il 10% della popolazione che manca l'appello, per Verona 25.000 veronesi in più che sono assenti oggi, avremo scuole piene, insegnanti al lavoro, bambini dappertutto, negozi che hanno un'attività e una prospettiva anche totalmente differente, mettendolo da un punto di vista utilitaristico che non mi piace. Per noi la vita è un bene assoluto,
a prescindere, da cogliere sempre e comunque. Pertanto possiamo parlare di valenza da un punto di vista a livello legislativo nazionale, ma che ha sempre nel medio-lungo periodo una ricaduta anche a livello locale. Per quanto riguarda l'azione locale, lo potete vedere sul sito www.pdfverona.it, il programma è ben esplicitato. Abbiamo pensato a delle azioni che devono essere precedute prima di tutto, su questo le do ragione, da una testimonianza personale. Questo vale sempre. Che cosa significa? Prima di tutto devi sapere cos'è una famiglia, devi aver vissuto in una famiglia e possibilmente, per chi ha potuto farla, anche far vedere che cos'è una famiglia e la bellezza del vivere in famiglia. Quindi la coerenza anche tra la vita privata e la vita pubblica, secondo lei? Capite, perché ha quattro figli. Io lo dico perché ho quattro figli che ho avuto con mia moglie, senza dubbio, ma noi pensiamo anche alle famiglie, concedetemelo col massimo rispetto, disastrate, i divorziati, i separati. Viviamo in un paese dove per 47 anni, perché del 70, abbiamo fatto di tutto perché queste famiglie in crisi, in difficoltà, potessero dividersi nella maniera, qualcuno direbbe più indolore, noi diciamo più facile e veloce possibile. Siamo arrivati al divorzio lampo pochi mesi fa, ma cosa abbiamo fatto per aiutare queste famiglie a superare le difficoltà, a superare le crisi, a superare le divisioni? Nulla o poco. Si può fare qualcosa anche a livello locale, secondo lei? Si può fare tanto, ma pensiamo per esempio, anche se non è risolutivo, noi abbiamo una proposta molto forte, a nostro avviso, che è quella della chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, soprattutto fuori dalla cintura del centro storico. E mi si risponde, cos'è? Chiudendo un negozio le famiglie non divorziano più? Non è questo il punto. È un puzzle di elementi che, se ricomposti e mettendo i pezzi al loro posto, possiamo ricreare una società e un ambiente più umano e più accettabile anche per le famiglie. Pensate a tutte quelle migliaia di dipendenti dei centri commerciali o dei negozi, parlo di quelli non indispensabili, tipo le farmacie, eccetera, che sono costrette a fare turni lavorativi domenicali e che non possono vivere dei momenti di socialità in famiglia, nelle feste, nelle domeniche, per stare a casa, per andare in campagna, per andare al lago, per andare al mare, per stare insieme e uniti. Ma tornando al problema, il vostro principio, non è opportuno lasciare una libertà di scelta? Dopo, uno non vuole utilizzare il centro commerciale la domenica, uno non vuole tenerlo aperto perché è un imprenditore che la pensa come lei, ma metterlo come divieto, come legge di divieto, alla fine non si va a togliere, perché anche qui un principio di liberalità di cui lei appunto si vanta appunto di portare avanti, anche per chi porta avanti idee diverse dalle sue. Sì, noi ci poniamo con questa domanda, ed è corretta dal punto di vista del consumatore che magari fa fatica durante la settimana ad andare a fare la spesa, tenendo presente che abbiamo esercizi commerciali come Adigeo, che è aperto fino alle 22 o alle 23, quindi parliamo anche di questo. Cambiamo prospettiva, mettiamoci dal punto di vista dell'impiegato, lavoratore dipendente che non trova altro lavoro, perché ormai abbiamo solo centri commerciali e negozi, abbiamo ridotto drasticamente a motivo della crisi la parte produttiva e ci ritroviamo queste persone che sono costrette a lavorare di domenica. Andate a parlare in Camera Caritatis con queste persone, ci sono centri commerciali fuori della città che ti stampano sullo scontrino grazie di aver effettuato questo acquisto in giorno non festivo. L'altro giorno ho fatto un acquisto in un centro di elettronica, era un venerdì, ho ringraziato, ho augurato buona domenica, mi ha mandato placidamente a quel paese, buona domenica per lei, io dovrò stare qui, mio figlio non lo vedo neanche questo fine settimana. Però io è un penso po' difficile da applicare, perché c'è il decreto Monti, ma certo, ci sono sentenze della Cassazione. Possiamo impugnarle, si può impugnare, si può trovare il percorso, si può anche fare un tavolo di concertazione. Guardi, fino a pochi anni fa era la regione che ci diceva quanti fine settimana all'anno potevano essere regolamentati con l'app. Poi è arrivato Monti e sono arrivati in tanti, anche Bersani ha creato di quei disastri da un certo punto di vista. Si deve parlare, imporre poco, parlare molto per trovare un punto in comune. Mi permetto un'ultima battuta. Ci fu un imprenditore, di cui non faccio nome per correttezza, che però venne e ci disse: sapete su chi ha pesato maggiormente l'apertura domenicale dei centri commerciali o dei negozi? Noi, sì, sugli impiegati. No. Sulla famiglia, perché il costo di questa apertura chi lo paga? Lo paga l'utente finale, perché se il lavoro di domenica costa di più e l'imprenditore, il commerciante, non è che si priva lui di un guadagno, aumenta il prezzo della merce al consumo e ricade sempre sulla famiglia, quindi paga doppiamente. Ci dobbiamo fermare, brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo in compagnia di Filippo Grigolini e le posizioni appunto del popolo della famiglia.
Eccoci nuovamente in trasmissione, come detto in compagnia di Filippo Grigolini, popolo della famiglia, candidato a sindaco di Verona. Stavamo parlando di una delle prime iniziative concrete che intendete mettere in atto, se foste appunto eletti a Palazzo Barbieri, è quella di arrivare alla chiusura domenicale o festiva comunque di tutti i negozi non necessari, soprattutto quelli al di fuori del centro storico. Un altro dei vostri punti cardine, appunto ribadiva, è sempre l'hotel della famiglia. Vado nel dettaglio, mamme e giovani, come intendete agire a livello locale per avere un minimo anche di significato, poi di traduzione pratica e concreta, poi di sostegno alle famiglie agendo sui giovani e sulle mamme? Certo, guardi, spesso si parla di politiche giovanili e purtroppo talvolta altrettanto spesso si traducono nella possibilità di concedere spazi per fare feste, per fare attività che magari anche i giovani auspicano di poter fare in libertà e serenità, e questo è un aspetto che comunque è già abbondantemente esploso. Ora, io vi pregherei davvero di ragionare su che cosa si attendono i giovani. I giovani si attendono di poter tornare ad avere una speranza di un futuro più concreto, più sereno rispetto a quello che oggi possiamo dare e possono vedere e possono avere. Lei l'ha collegato con le mamme, con i giovani. Noi vogliamo dare alle giovani generazioni questa speranza, questa serenità di poter finalmente tornare a pensare di costruire una famiglia, perché ricordiamoci, indagine Istat 2015, il bene più prezioso che ancora da quell'indagine emergeva per i giovani era la famiglia come speranza attesa. Bene, allora parliamo di una città dove da 10-15 anni a questa parte crolla drammaticamente il numero delle nascite, si incrementa inevitabilmente il numero dei decessi, siamo arrivati a quasi 3.000 morti contro appena 2.010 nati, comprensivi anche degli immigrati che qui partoriscono i loro figli, quasi un 20-25% se non erro, ma questa è l'immagine di una generazione di giovani coppie che non hanno fiducia nel futuro. Ma anche qui come si può incidere a livello locale? Perché posso capire a livello nazionale fai delle leggi anche di sostegno, anche di sostegno economico, come chiaramente puoi agire a livello macroeconomico favorendo uno sviluppo economico per cui si traduce poi un maggior benessere, quindi la possibilità per una famiglia di mettere al mondo un figlio con maggior tranquillità. Ma a livello locale che strumenti può avere un'amministrazione comunale, secondo lei? Finché non sarà possibile intervenire su quel livello superiore che diceva lei, e finché non saremo qui in Parlamento, dobbiamo agire a livello locale. La nostra proposta basilare per tutte quelle che vengono dopo, estremamente forte, è quella del fattore famiglia, che è un sistema di calcolo che si va ad aggiungere all'attuale calcolo dell'ISEE, rimodulandolo, e che permette il ricalcolo di questo indice e indicatore socio-economico equivalente, riducendolo in una quota che va tra il 25 e il 35%. Questo è importante perché le giovani coppie, le giovani famiglie che devono fare l'ISEE per poter accedere a tutti i servizi pubblici e quindi impostare la tariffa di accesso a questi servizi, vedersela ridotta significa intanto entrare in graduatoria. E il fattore famiglia permette l'introduzione di elementi come la presenza di un anziano non autosufficiente in casa, i parti gemellari piuttosto che altri. Riducendo l'ISEE tu hai una facilità maggiore di accesso ai servizi, ma soprattutto una drastica e importante riduzione delle tariffe dei servizi pubblici. Pensiamo alle messe scolastiche, i trasporti, piuttosto che l'accesso alle scuole dell'infanzia, ai nidi comunali, che hanno dei costi vertiginosi e folli. Paghiamo anche di 4, 5, 600 euro al mese per poter mettere un bambino al nido. E il nido ormai è indispensabile perché la mamma spesso è costretta ad andare a lavorare perché il marito non ce la fa. E talvolta si mangia lo stipendio per i trasporti dei figli, per la scuola dei figli, per il nido dei figli. Questo non ha senso. Noi creiamo una barriera psicologica e mentale per queste giovani coppie che desiderano e vogliono mettere su famiglia, che è dettata sotto questo aspetto dai vincoli economici. E troppo spesso e troppo facilmente abbiamo detto che non è una questione economica mettere al mondo dei figli. E a suon di dirlo abbiamo smesso di pensare a questo aspetto. Bene, togliamo tutti questi orpelli che appesantiscono queste generazioni, che attenzione sono quelle che hanno il carico maggiore, perché lavorano, è vero, non sono in pensione, ma devono pagare un mutuo, un affitto, educare i figli, crescerli, vestirli, curarli, mentre invece abbiamo la terza età che magari è scaricata di tantissimi di questi pesi, dove invece è un po' più serena la vita. Allora pensiamo anche a questi per una volta, ricominciamo da queste persone che sono quelle che possono generare il futuro per la nostra società.
Poi avete anche proposto in questo quadro il reddito di maternità, 100 euro al mese dalla gravidanza fino al terzo anno di età del bambino, del nuovo nato. Facendo un conto a spanne, nascono circa 2.000 bambini, sono 8 milioni di euro da mettere a bilancio per il Comune di Verona, sono tanti soldi. Come pensate di reperire questi fondi per poi, chiaramente poi magari saranno la metà che accederanno, perché mi pare che sia fino a un ISE di 20.000 euro all'anno, quindi certo, tagliamo a metà, comunque 4 milioni all'anno, come pensate di reperire queste risorse per una proposta che è sicuramente importante? Certo, non me ne abbia, la correggo due volte. Innanzitutto i 1.200 euro all'anno partono dal quarto mese di gravidanza, perché prima è possibile purtroppo fare una scelta differente per i concepiti. Esatto. La spesa indicativamente, se fosse al massimo dei 2.010 nati nel 2016, parliamo di 2 milioni e mezzo il primo anno, per arrivare a regime tra il 2020 e il 2021 di 7 milioni e mezzo, quindi era solo per puntualizzare. Dove andare a trovare queste risorse? Noi abbiamo delle idee molto chiare, anche se, come sappiamo molto bene, il bilancio di un comune come di un'azienda spesso dice delle cose ma non ne mostra delle altre. Sappiamo dove andare a tagliare sprechi, dove andare a tagliare consulenze che qualcuno prima o poi dovrà dare, di cui qualcuno dovrà dare giustificazione per arrivare a quelle cifre. Ci faremo sicuramente aiutare dai privati, ci faremo aiutare certamente anche dalle partecipate in maniera indiretta, per riportare quelli che sono gli utili delle partecipate in questa target di popolazione che ha molto più bisogno di tante persone che prendono finanziamenti a pioggia, ma la vera risposta potrà essere data quando saremo nella stanza e potremo veramente analizzare i conti in maniera approfondita rispetto a quello che è possibile fare. Uno ferma, questa è una priorità, noi questo tipo di proposta la porteremo avanti. La porteremo avanti, ma se permettete, le troveremo. Le spostiamo da altre voci. Uno dei primissimi punti è ridefinire le priorità, decisamente tagliare gli sprechi. Ma se mi permette una parola, il vero significato del reddito di maternità, che si esplica a livello comunale, ma avete visto il programma, c'è anche a livello nazionale, e quelli saranno 1.000 euro al mese fino al 18° anno di vita del bambino per la mamma che decide liberamente di stare a casa dal lavoro fuori casa. Il vero significato di questa proposta è quella di rendere libera la donna di scegliere di lavorare, perché oggi la donna, se lavora fuori casa, è una costrizione in questo momento, spesso anche una libertà, perché ci sono delle donne, io vedo mia moglie, lavora per passione pura e ci tiene moltissimo, ma tantissime donne desiderano lavorare e questa scelta va rispettata e possibilmente attuata. Il problema è che oggi, se tu lavori fuori casa, sei riconosciuta nel tuo lavoro e sei retribuita. Se lavori in casa, innanzitutto non ti si riconosce questo come un lavoro, anzi sei la poverina che ha messo al mondo troppi figli, ma soprattutto non sei retribuita. Allora, riequilibriamo la scelta, lavori fuori e ti pago, lavori in casa, ti pago perché ti riconosco il valore di ciò che fai. Questa è una scelta libera. Oggi non lo è e questo deve essere riportato in termini di giustizia e di equità all'attenzione di tutti, perché guardate in Francia, 6% in più, 8% in più di popolazione rispetto all'Italia, eppure nel 2016 ci sono stati il 58% in più di nascite. Ci si risponde, ci sono gli immigrati, siamo alla terza o quarta generazione, gli immigrati non fanno più i 4-5 figli che facevano alla prima o alla seconda generazione, si sono livellati con i francesi. In Francia hanno delle agevolazioni, delle politiche familiari potentissime, molto efficaci, che generano questi risultati. E negli 8 anni di crisi 2008-2016, loro hanno avuto quasi 7 milioni di nascite contro i 4 milioni e 800 mila dell'Italia. Un motivo ci sarà. Crisi là, crisi qua. Allargando il discorso ad altri temi, oltre a questo della famiglia, che comunque rimane il vostro chiaramente punto focus, cardine, visto che fa parte anche del DNA, anche del nome, c'è di tutto. Il popolo della famiglia, magari a volo di rondine, ambiente, urbanistica, quali sono le vostre linee direttrici diverse secondo voi dall'amministrazione uscente di questi ultimi 10 anni, oppure in continuità, se ritenete che sia stato fatto del bene?
Guardi, in continuità si potranno fare tante cose, ma sarà indispensabile anche divergere parecchio, perché ma non solo dall'ultima, anche dalle ultime due, tre, forse anche di più amministrazioni. Lei si faccia un salto, si faccia un giro nel parco dell'Adige in seconda circoscrizione vicino a Corte Molon. È stato fatto il bosco di ogni volta che nasci viene piantato un albero, giusto? Bene, io le invito a entrare in quel bosco e la invito a provare ad uscire da quel bosco. È una tundra impenetrabile che non ha alcun senso, certo abbiamo creato un piccolo polmone verde, ma non è vivibile, e questa è una battuta. A livello ambientale, mi diceva, allora lo confessiamo, noi adottiamo senza alcun dubbio l'idea dei comitati civici di Verona Sud del parco dell'ex scalo ferroviario. Sarà difficilissimo, ma metteremo ogni singola cellula e neurone della nostra compagine a disposizione per trovare le soluzioni, per creare quella realtà, perché è un'idea geniale che i comitati hanno avuto e credo sia dovere di tutti portarla avanti, soprattutto verso, per un debito, sì, verso quei quartieri schiacciati. Bisogna fare i conti un po' con l'oste. Bisogna fare i conti con l'oste, ci sono le ferrovie, c'è un acquisto che può essere una permuta, esatto, c'è una bonifica da effettuare su uno scalo, c'è un'area di mezzo milione di metri quadri che se solo la mettessimo a Prato ci costa mezzo milione all'anno di sfalcio. È difficilissimo. Quel parco San Giacomo ci sono riusciti, forse erano altri tempi, è un percorso che parte oggi o per noi o per altri come i comitati, arriverà a compimento, ma se non si comincia a ragionare, a parlare, a confrontarsi con gli interessati, le ferrovie, la provincia, il comune, tutti quelli che possono avere un interesse, è difficile arrivare al risultato, negativo o positivo che esso sia, ma non si deve demordere sotto questo aspetto. Per quanto riguarda poi sempre sull'ambiente, noi crediamo moltissimo nel concetto della riforestazione stradale, cioè abbiamo delle arterie di penetrazione importantissime che però generano traffico smog e che vanno alberate, e anche le vie collaterali possono essere alberate in maniera intelligente. Ma quello che cambia è l'approccio. Io non pianto alberi per l'albero, io non curo il verde per il verde. Io penso alla salute delle famiglie, per esempio, di Verona Sud, strette fra queste arterie di penetrazione verso il centro, e 14-16 corsie che abbiamo fra la Complanare Sud, la Tangenziale Nord, l'autostrada A4, e che soffoca in maniera impressionante queste persone. E se andate a vedere i dati di incidenza delle malattie polmonari in questi quartieri rispetto a quelli più fortunati a nord, qui c'è un problema molto grave. Parlando di traforo, io ho approvato il traforo promosso dall'amministrazione 1 e 2 del sindaco Flavio Tosi e ci credo al concetto di passante nord. Evidentemente è subentrato un problema di crisi finanziaria che ha messo in ginocchio il promotore, certo. Andrà ripreso in mano, a vantaggio del nord, perché c'è la strozzatura del ponte Pietra, la camera gas di via Mameli e di via Preare, ma dobbiamo pensare anche alle famiglie a sud, ai residenti a sud. E una riorganizzazione anche della mia riorganizzazione. E per quanto riguarda l'urbanistica, scusi, cultura e turismo, abbiamo un brand, un po' a flash, la grande Cenerentola, Fondazione Arena, Arena Extra, cultura, allora parliamoci chiaro, siamo la terza, credo ormai siamo stati promossi, la terza città turistica d'Italia, un motivo ci sarà, storico, culturale, i meriti di questa amministrazione vanno riconosciuti, il grande demerito è, lo dicono tutti, è fin banale, che non c'è stata la presenza di un assessorato alla cultura che ti dà anche visivamente in modo tangibile cosa rispondere, l'ho tenuta io la delega alla cultura proprio perché ribadivo quanto fosse fondamentale e importante, quindi non c'è un assessorato perché è nelle deleghe del sindaco, non c'è alcun dubbio, però abbiamo una cultura straordinaria che va dal Vasari a Shakespeare a delle pinacoteche che non devono essere solo musei delle nostre chiese. La cultura non è solo la fila dei 500 cinesi o tedeschi o brasiliani o russi che vengono davanti all'arena, c'è molto di più, è prima di tutto una cultura che la città di Verona, le famiglie di Verona devono recuperare in consapevolezza di un patrimonio che hanno per tornare ad essere al centro. Ultima domanda, siamo arrivati ad una fine, che obiettivo si è dato per queste elezioni, quale risultato lo ritiene sia soddisfacente oppure dice no, è andata male, ho perso le elezioni. Guarda, qual è il punto che lei dice, da questo punto in poi sono contento, è quello che mi proponevo, posso dire ho vinto le elezioni. Noi dobbiamo raccogliere più consenso possibile, si sappia che non faremo accordi e compromessi con nessuno e noi vinceremo, su questo non c'è alcun dubbio.
Non c'è, l'obiettivo è diventare sindaco. L'obiettivo è tornare all'amministrazione di questa città, rimettendo la famiglia al centro, le esigenze di tutte le famiglie veronesi. Benissimo. Grazie davvero, grazie a Filippo Gregorini. Abbiamo cercato appunto di raccontare, presentarle, spiegare i punti del programma. Grazie come sempre al collega Mario Poli. Grazie a voi, buona serata. Soprattutto, grazie a voi. Arrivederci, grazie a tutti.